Ah, molto interessante questo libro, però direi che le fiabe non fanno affatto per me, non è una roba che mi interessa. Ah, oddio, ah, oddio, oddio, no, 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 ok, ok. Allora, no, 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 fermi tutti, fermi tutti, fermi tu, mi ha staccato la luce. Cos'è un elettricista questo qua adesso è diventato? Ok, ok, rifletti un attimo. Ok, quando è sotterrato? Ho effettivamente il mio generatore. Lo vado a riattivare. Ma non è che posso uscire da qua, tipo. No. Guarda che infame! Me l'ho sbarrata la porta! Che infame! Posso uscire da qua? No. Ma chiuso. Ma chiuso dentro praticamente! Fantastico, ok. Allora, ok, allora andiamo giù di sotto. Anzi, chiudo anche nella speranza che. No, 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 sto qua vuole entrare. Perché? Perché mi deve venire a dare fastidio a me? Avrò qualcosa qui dentro, anti-aghi, un bazooka, un qualsiasi cosa? No, non c'è niente, seriamente faccio così schifo. Nei fogli qualche informazione. Come sterminare un pupazzo? No, no, non c'è niente, fantastico. Ok, allora. Ecco, sono l'ennesima volta che mi rendo conto di essere un pirla. Perché vado ad abitare in una casa dove c'è un generatore che si può attivare in due se sono da solo? Sono un idiota. Ok, ok, allora rifletti, rifletti, rifletti. Come posso attivare un generatore del genere? Se non erro, dentro la mia camera in una cassa ci dovrebbe essere un arco con le frecce. Se tiro una freccia qui e poi clicco il pulsante qui, potrei effettivamente riattivare le due cose entrambi. E quindi potrebbe tornare la luce. Ok, io torno su di sopra con molta calma. Ha rotto la porta, ho visto qualcosa di blu lì. Ok, ok. Piano. Io non ci sono, sono un tranquillo tizio. Mi ha rotto la porta. Potrei effettivamente scappare immediatamente. Direi che non è una buona idea, essendo che è esattamente lì. Ok, ok, con calma. Calma. No, fermi tutti. Ok, 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 ok. No, sto qua mi vuole buttare giù la po'. Ok, comunque qua ho tutta la mia roba. Dammi il libro che non si sa mai, glielo posso tirare in testa. Rifletti, adesso so. Mi sono messo in trappola praticamente. Mi sono messo in trappola, come faccio? Come faccio che mi sono messo in trappola? Perché mi scordo di avere i passaggi segreti in casa? Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, adesso devo uscire a girarmi in qualche maniera. Ok, credo che sia in camera. Mi lo sento che sta cercando poi. Attenzione, 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 attenzione. Guarda qua che fanno, guarda, guarda, mi cerca sotto il... No! Ok, ok, non mi ha visto. Faccia tua. Che imbranato! Ok, preferisco chiudere un attimino qua. Non vorrei che poi me lo ritrovo alle spalle. Grazie mille. Ok, vediamo se la mia mira fa schifo come al solito. Uno e uno due. Perfetto. Oh, che bello. Finalmente, finalmente, finalmente. Allora, a questo punto credo che posso anche uscire di casa. Più che altro mi chiedo perché ce l'ha con me. Ma lo lascio intrappolato qua dentro io. Ma io lo lascio intrappolato qua dentro. Ma che me frega, ma stai pure lì. Io me ne scappo con la mia moto. Arrivederci. A mai più. Dammi la moto. Moto. Ok. Andiamocene. Andiamocene e ce ne scappiamo via. Più che altro devo riuscire a capire come mai ce l'ha così tanto con me. Ok, qua ci dovremmo essere per l'autostrada, le macchine! Ok, ok, fatemi un attimino riposare qua. Ok, allora, ma perché ce l'ha così tanto con me? Ci dovrebbe essere successo qualcosa, credo. Non lo so, cioè, per quello che so, sì, è un pupazzo. Ok, gli ho dato fastidio qualche volta durante la mia esistenza, ma va bene. Ma, ok, da venirmi a disturbare in casa così tanto non mi è mai capitato. Allora, secondo me se vado alla fabbrica della Poppy Playtime e indago sulla sua creazione, posso trovare anche un modo per distruggerlo, no? Cioè, potrebbe funzionare come cosa, non ho altre opzioni. Quindi mi dirigo verso la fabbrica della Poppy Playtime e speriamo che vada tutto bene. Ok, ci sono, siamo arrivati finalmente. Ok, allora non mi interessa, grazie mille. Allora, delle informazioni su Huggy, delle informazioni su Huggy. Non vedo nulla, qua c'è il computer, ma della reception, cioè cosa mi serve sapere dov'è una determinata roba? Qua c'è la testa del creep, e qua? Oh, stuff only, perfect, è bloccata da una porta. Ok, devo cercare da qualche parte il codice. Allora, se non mi ricordo male, dovrebbe essere esattamente in quest'altra stanza qua. Fatemi andare a controllare un attimo. E un bottone, ah, che bello.
Mangia salutare. Non mi interessa assolutamente. Allora, il codice dovrebbe... Il mio cuore! Ok. Ciao, Iro. Okay. Non mi puoi far prendere certi colpi! Invece sì. No. Che ci fai qua? Aia! Ero qua in visita. Avevo voglia di venire qua. Volevo farmi una piccola visita. Ovviamente tu decidi di andare in una fabbrica abbandonata dove è infestata da un pupazzo gigante che ti mangia. Lo so, però è divertente. Non è divertente, è pauroso. Ok. Vabbè. Senti, io devo riuscire a trovare delle... qualcosa che riesca a far fuori Huggy Wuggy. Hai presente quello grosso, no? Ok, sì, per qualche... Perché ti serve? Perché per qualche strano motivo, non so perché, è entrato in casa mia, la sta infestando, cioè la sta distruggendo tutto, non so per quale motivo, e mi voleva mangiare. Vieni con me. Oh, finalmente. Renditi utile in qualche maniera, perché io... Ehi! Sono stanco di cavarmela sempre da solo. Che cavoli. Va bene. Va bene. Dai, fammi vedere. Ci vuole il codice. Sì, dai, prima che la butto giù a pugni. Hai rotto tutto. È tutto sistemato, ok? Allora. Se non lo fai entro il 3, io butto giù tutto. 2, 3, qua. Fatto. Oh, ha funzionato. Brava. Aia. Si è meritata una pacca in testa. Allora, vediamo un attimino per di qua. Ah, sa la computer? Sì, sicuramente qua c'è qualcosa. Ah, infatti c'è un disco. Aspetti, fermi tutti quanti. Dammi qui. Ok, provo a inserirlo qua e vediamo cosa dice, ok? Ti prego, sì, perché ci sono delle informazioni utili. Tornerai ad essere effettivamente un pupazzo. Che dici? Sì. Ok, prenditelo come souvenir. Oh, allora, ma non c'è il vetro. Era un'illusione ottica, mi hanno mentito. Vabbè. Grazie mille, tutto molto più semplice. Allora, io ti ringrazio, sei stata utilissima in realtà, no? Sei stata molto utile, ti voglio bene e ti saluto a mai più. Comunque, non mi picchiare, ti prego, ti voglio bene. Dammi un abbraccio. Abbraccio. Okay, ciao, allora. Devo andare a distruggere un demonio dell'infanzia di molti bambini. Devo va andare. Bene. Il mio compito supremo mi sta chiamando. Ciao, buon tour. Ciao. Ok, andiamocene. Ok, andiamo. Ho finalmente la pozione e so come distruggerlo, però mi serve un piano. Che cosa potrei effettivamente utilizzare come piano per attirarlo e distruggerlo?
cosa potrei mai utilizzare? Scusa, è attirato da me, giusto? Quindi posso utilizzare me. Ok, è rischiosa come cosa, lo so che è rischiosa. Però posso effettivamente utilizzare me, chiamarlo, appena arriva gli tiro addosso la pozione in testa e teoricamente dovrebbe distruggersi. Spero. Ok, parcheggio qua la mia moto, perfetto. E credo che sia ancora in casa o qualcosa. No, sarà sicuramente in giro a cercarmi. Mi dirigo verso la piazza, mi metto in un luogo bello aperto, così lo vedo quando arriva, e gli tiro addosso la pozione. Nulla di più semplice. Ehi, Aggiwaggi, Aggiwaggi. Che bella notte, che comunque Aggiwaggi, dove sei? Te ci sono io, so che mi vuoi. Sono qui da solo. Na 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 na, dove sei? Vieni avanti. Ok. Ehi, hey, venditore di hot dog, perché non te lo prendi te una volta tanto? Ok, fermo. Non farmi utilizzare la mia arma, Non farmi utilizzare. Vai via! Aspetta un attimo, fermo un attimo lì. Allora, scusate, nel libro non c'è scritto che doveva effettivamente, tipo, sterminare le sue parti organiche. Non vuol dire che ho letto potenziare invece di sterminare. Beh, potrebbe essere un'idea. Ciao, addio. No. Ok. Qua c'è un ponte. Potrei. Allora, com'era morto nel gioco reale? Allora, mi pare che lo si butta giù da un'altezza molto alta, giusto? Lo devo buttare giù in modo che si spiaccichi al suolo come una sottiletta. Perfetto. Ok, qua che mi insegue. Dov'è? È dietro l'autobus che mi aspetta. Ok. Allora, ho un piano. Ok, ho un piano. Lo devo portare su un ponte, lo butto giù e dovrebbe spiaccicarselo solo morendo. Speriamo in bene. 5 minutes later. Ehi, Aggiebuggy! Scemo, vieni qua. Vieni qua, Aggiebuggy.exe. Aggiebuggy, ti tira una bella fraccata. Ok, no, ho finito le munizioni. Abbia pietà di me. Corri, dai, invece. Vai, avanti. Dai, fai proprio schifo. Dai, vieni qui. Vai giù. Com'è andata? Mi sa di morto. Che dici? Fai schifo. Lo sapevo, nulla di più semplice. No. Io torno verso casa, tanto ci metterò un bel po' ad arrivare giù in fondo al ponte dall'altra strada. Ok. Corri verso casa, Hiro. Ok. Sono a casa. Avevo lasciato le botole aperte. No, scusate. Ok. Torno su. No! Come bu. E tu non parli. Invece sì. Ciao, Hiro. Aspetta, eri te per tutto il tempo? Sì. Anche quando ti ho tirato la pozione in testa? Aspetta, che pozione? Mi ho tirato una pozione in testa ad un Aggiwaggy che poi è diventato Aggiwaggy.exe. Non eri te? No. Oddio, quello era quello vero! Fuggite! Chi si salvi, chi poi mi richiudo in bagno. Non andare fuori casa. No, tu non hai capito, io me ne vado. Ciao. Tu non te ne vai. Me ne vado. E come se me ne vado? Sì, io me ne vado, tu te lo scordi che io rimango qua. No. Ciao, addio, ti lascio. Tu hai visto, aspetta. No, io ti lascio lì, ti lancio un libro. No. Addio, fatemi andare via. Te lo scordi. Io me la svigno. Addio, mai più rivederci. È colpa tua. Impari a fare gli scherzi.